quello che ho espresso oggi era da una parte l'assoluta convinzione con quello che sta accadendo al mondo dello sport e soprattutto del calcio, e questo lo dico da tifoso, che quello che è importante è che le squadre per cui uno tifa siano in grado di tenere i risultati nel tempo e non essere soggetti a momenti e dunque tanti fuochi di paglia. Questo passa per un maggior coinvolgimento nella vita della società da parte dei tifosi, e questo avviene in tanti modi. Ieri è stato lanciato il sito, per esempio a Juventus, che è di grande successo. Solo per dare un dato, sulla pagina di Facebook vediamo che ogni secondo ci sono 3 persone che si iscrivono. Questo tipo di adesione è quello che è importante. Ci sarà uno stadio nuovo, ci sarà un museo, ci sono tante attività in cui bisogna coinvolgere di più i tifosi, proprio in modo tale da garantire nel tempo che la società prosperi e che in maniera continuativa possa mantenere determinati risultati nel vincolo di quelli che sono dettati oggi dall'UEFA sui parametri finanziari. Il mercato della Juventus sarà fatto poi quest'estate quando aprirà. Abbiamo già avuto l'anno scorso un grosso cambiamento, se voi guardate quanti giocatori nuovi sono entrati, e il rafforzamento della Juventus è nei piani della società, che oggi ha dato molto sforzo con Andrea alla parte sportiva, proprio nel mettere in piedi un assetto sportivo che poi duri nel tempo. Però questo è fatto in costruzione. Questa stagione è anche legata a quelli che sono dei cambiamenti di squadra. Quando una squadra è ancora giovane come la Juventus, è difficile che riesca a essere compatta come lo è quando è più rodata. Credo che la continuità comunque è quello che uno deve aspettarsi, e quello che vedremo anche succedere nei prossimi campionati. Il messaggio ai tifosi e a me stesso è di grande fiducia nella Juventus, e che dipende anche da tutti noi tifosi nel stare vicino e sostenere la Juventus. Sicuramente Del Piero ha fatto un campionato molto buono quest'anno e è in grado di guidare i giovani come ha fatto. Quello che è importante è iniziare un processo di rinnovamento, e quello sta avvenendo da quest'anno.